Sono nato a Firenze nel 69, vivo a Prato da 10 anni, sono sposato con Nadia, sono babbo di una bimba di 4 anni, lavoro come operaio metalmeccanico ormai da oltre 10 anni presso un'azienda fiorentina, sempre stato impegnato nel passato, quindi in attività sociali, circoli e quant'altro. Dal 2006 a Prato sono iniziato la mia attività politica con Beppe Grillo e Movimento 5 Stelle, cercando di dare il meglio possibile. Sono attualmente l'organizer del Meetup 134 di Prato, sono stato candidato alla lista civica del 2009 per il Movimento 5 Stelle qua di Prato. E da sempre attivo sul territorio con tematiche riguardanti lo SCEC, riguardanti gli inceneritori, quindi tutto ciò che riguardava la parte concreta del fare sul territorio. Abbiamo fatto parte della Commissione Ambiente del Comune di Prato, io e la dottoressa Patrizia Gentilini, per portare a conoscenza del Comune stesso quelli che erano i valori delle analisi più volte riportate dall'ARPAT eccetera sugli inquinanti del nostro territorio. Una delle ultime volte però che siamo usciti da questa commissione ambiente, la dottoressa mi ha detto categoricamente di lasciare perdere la commissione e fare tutto quanto da noi. Come? Facendo un'associazione onlus chiamata Vita Ambiente Salute, che è stata creata proprio successivamente a questi incontri, per portare, anzi più che portare, io direi per poter raccogliere i fondi necessari per fare proprio questa analisi sul territorio. A questo punto niente, io mi aspetto che le persone che ci vedano riescano a capire la difficoltà che abbiamo avuto quando la chiamata di Beppe Grillo ci ha messo di fronte a questo click. Dice: se ti vuoi candidare, clicca qui. Per me è stata una cosa di 3 giorni di non dormire. È stato importante perché la famiglia, il lavoro, tutto un insieme di cose ti porta a un cambiamento totale. Io spero soltanto che tutto vada bene, che tutto vada bene e si possa veramente arrivare alla conclusione di tutte quelle cose che abbiamo portato avanti in questi anni, in questi decine d'anni di lotte fatte con i comitati, con i cittadini, e questo sia il, come spiegarlo, l'apice, quindi quello che deve essere la conclusione giusta di una sequenza di opere fatte dalla gente sul territorio. E quindi ci vediamo presto. Grazie.